Uno scontro tra due paesi diversi, ma con dei club partecipanti nel calcio inglese? Strano, vero? Ma nel calcio tutto ciò è stato fatto anche in altri campionati, che non serve citare. Lo Swansea è un club gallese, che milita da ormai sin dalle prime battute nel campionato inglese, proprio perché insieme ad altre squadre come ad esempio il Cardiff sono le più forti economicamente e tecnicamente. Lo Swansea ha una storia particolare, nacque nel 1912 in cui disputava solamente una competizione gallese, che sarebbe la Coppa del Galles, ed aveva accesso obbligatorio al campionato inglese, con l'unica differenza che agli inizi il calcio in quelle zone del Regno Unito veniva seguito poco, tanto che come primo sport in Galles era il rugby a 15. Con l'incremento di tifosi sparsi in tutto il mondo per questo nuovo sport chiamato calcio, inizia a formarsi quello che sarà lo Swansea City. Le loro maglie sono di colore bianco e nero, col simbolo del cigno nel logo che rappresenta la città di Swansea. La squadra gallese nei primi anni brancola un po' nel buio, sperando sempre che un domani i pregiudizi dell'alta aristocrazia inglese possano cedere. E c'è una data importante per i tifosi del cigno. In Galles nel 1980-1981 esultarono per la prima volta per una First Division. Lo Swansea vede per la prima volta quello che prima era l'attuale Premier League di adesso. Promossa da terza e vincendo ancora una Coppa del Galles, ottiene la promozione in massima serie. In campionato la squadra non dimostra mai di soffrire in un campionato così difficile come la First Division. Anzi, con le ali dell'entusiasmo, questa squadra riesce ad esaltarsi, fino a piazzarsi al sesto posto e andando per la prima volta a disputare la Coppa delle Coppe. I bookmakers non si sarebbero mai aspettati una conclusione così poetica della squadra gallese, che manda un forte segnale di cambiamento, dimostrando che anche la squadra del cigno può dire la sua contro le più grandi potenze del calcio inglese. In quella stessa stagione si toglierà numerose soddisfazioni il cannoniere di quello Swansea, che con 14 gol è il vero cuore pulsante di questa squadra. Il suo nome era Robbie James. Bandiera dello Swansea dal 1972 al 1983, quando ancora nel mondo del calcio l'etichetta di bandiera esisteva per ogni squadra, ha fatto ben 393 presenze e 115 reti. Un campione vero con l'istinto del gol. L'anno dopo non fu memorabile. Il campionato per lo Swansea, nonostante la squadra disputi una discreta Coppa delle Coppe, eliminando nel turno preliminare lo Sporting Braga e battendo i sedicesimi di finale maltesi dello Sliema Wanderers con un largo 17-0, si fermano soltanto con un secco 3-0 agli ottavi contro il Paris Saint-Germain. La squadra economicamente aveva bisogno di sostenersi, cedendo tutti i pezzi pregiati, tra cui lo stesso Robbie James, che passa allo Stoke City. Visibilmente indebolita, l'allenatore di quel periodo d'oro dello Swansea, John Toshack, fa di tutto per limitare i danni, proponendo dei giovani provenienti dalla primavera. Ma questo non basta, e nello stesso anno, nel 1982-1983, la squadra gallese retrocede col penultimo posto in Second Division, o meglio dire, l'attuale Championship. Sembra la fine di un sogno. Il cigno non riesce a brillare più e vaga per molti anni addirittura in quarta, terza e seconda divisione. Sembra che l'egemonia inglese abbia interamente escluso le favole come quella dello Swansea. Ma non potevano sapere che tanti anni dopo, di preciso nella stagione 2010-2011, accadde l'impensabile. Nella Championship 2010-2011 lo Swansea crea un'ottima squadra, con l'unico obiettivo che si sono posti: portare lo Swansea ai fasti di un tempo. Suona ancora forte quel rumore dei festeggiamenti del 1981, quando la squadra salì per la prima volta in Premier League. Un certo bomber di quello Swansea, Scott Sinclair, si è messo nelle spalle la squadra facendone vincere i playoff, approdando da terza in classifica in Premier League per la terza volta nella loro storia. È l'apoteosi per una squadra gallese che si ritrova di nuovo lì dove hanno raggiunto l'apice negli anni passati, spalancando anche gli occhi in Europa. Da quel momento in poi, lo Swansea vuole sfruttare l'entusiasmo post-promozione in Premier League. Di fatto, l'anno successivo in Premier, la squadra guidata da Brendan Rodgers si piazza come primo anno all'undicesimo posto. È un buon inizio per il cigno, ma sanno che l'anno successivo possono alzare ancora l'asticella. D'altronde, parliamo sempre del campionato più bello e imprevedibile di sempre, in cui non puoi sapere chi sarà la novità dell'anno. E qui si concretizza il sogno di tutti.
quello di alzare un trofeo. Contro ogni sfavore del pronostico, lo Swansea vince il suo primo vero trofeo nazionale della storia. L'allenatore è Michael Laudrup nel 2012-2013, che nel suo passato da calciatore ha avuto il rimpianto più grande di non essere andato in quel famoso europeo in cui la Danimarca vinse contro ogni aspettativa da ripescati. Swansea è la piazza in cui riesce a prendersi una bella rivincita. Con un bel nono posto ottenuto in Premier League in quella stessa stagione, si aggiudica la sua prima Coppa di Lega inglese, con un 5-0 in finale contro il Bradford City a Wembley. Questo risultato rende lo Swansea la seconda squadra gallese a vincere un trofeo ufficiale inglese, 86 anni dopo i successi del Cardiff City in FA Cup e FA Community Shield, avvenuti nel 1927. Grazie a questo trionfo, lo Swansea si qualifica all'Europa League. Nel 2013-2014 la squadra va a giocare per la prima volta in Europa League, la seconda volta in assoluto che giocherà in Europa. Una squadra gallese nata dal basso che rappresenta il proprio paese in un torneo così importante. Tuttavia la squadra di Laudrup, con giocatori come Boni, Michu e De Guzman, si fermano solamente ai sedicesimi di finale, passando il turno eliminatorio e stando solamente dietro al Valencia primo nei gironi, che tuttavia è stato battuto 3-0 in casa la prima giornata proprio dalla squadra gallese. L'eliminazione arriverà per mano del Napoli, con un totale di 3-1. Era il Napoli di Rafa Benitez, che tuttavia nel turno successivo uscirà fuori. Nel gennaio 2015 la cessione di Wilfred Bony al Manchester City per 25 milioni di sterline è la più esosa nella storia del club gallese. Nel campionato 2014-2015 la squadra chiude ottava con 56 punti, suo miglior bottino dal ritorno in Premier League e secondo miglior piazzamento di sempre in massima serie. Batte inoltre sia all'andata che al ritorno Arsenal e Manchester United, diventando la terza squadra nella storia del campionato inglese a riuscire nell'impresa. La squadra vive poi stagioni più sofferte, il passaggio di proprietà ad un consorzio statunitense nel luglio 2016. Nel 2016-2017 la salvezza è evitata con una grande rimonta, l'ultimo posto occupato a Natale, ma nel 2017-2018 la squadra retrocede in Championship, non essendo riuscita ad ottenere vittorie nelle ultime 9 giornate. Sicuramente è stato un grosso dolore per tutti gli sportivi che amano lo Swansea e il calcio in generale, però si sono portati dietro dei ricordi indimenticabili, proprio come quella coppa vinta nel 2012-2013 contro il Bradford City, che rimarrà impressa per sempre nei cuori dei tifosi del Cigno.